Il baule costruibile che vorrei, di certo lo troverò sopra i 4.000 trofei. E quindi non ci resta altro se non attaccare, e ovviamente lo farò in live. Ma prima ovviamente vi dico qual è l'hashtag di oggi per essere salutati in un mio prossimo video, dopo aver condiviso questo video. E l'hashtag di oggi è hashtag rima. Sì, perché ho iniziato il video con una rima, quindi ci sta bene come hashtag. Con questo intruglio di carte e il deck che andremo ad utilizzare quest'oggi, ovviamente in Arena 11, l'arena leggendaria. Mi apro ora subito nella maniera più veloce possibile questi, anzi, un baule per volta, questo qui silver, un dote di cinghiali e 12 barbari. Perché se dovessimo vincere, e si spera di vincere appunto, possiamo droppare perlomeno un bel baule. Quindi battagliamo subito senza perdere altro tempo, soprattutto sperando che non ci capiti qualcosa di davvero stradifficile. Come esattamente è appena successo. No, vabbè, a parte gli scherzi, è solo uno stereotipo quello secondo cui tutti quanti i tizi asiatici siano stramega forti all'ennesima potenza. Vabbè, lo vedremo subito. Per il momento ci inizia a dare un po' di filo da torcere, sono costretto ad utilizzare il tronco, ok, e magari posso andare anche io di principessa, solo che ce la butto qui da dietro, 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 altrimenti davvero il mio avversario accumula molto più tir rispetto a me e questo non va minimamente bene. Se non erro, ha utilizzato il tronco il mio avversario. E no, c'ha le guardie livello 5, brutta storia ragazzi, va bene. La pallettina qui che va a congelare, in realtà l'ho quasi sprecata a dirla tutta, ma alla fine ero costretto ad utilizzarla, va bene. Principessa buttata giù dal tronco e si va avanti, insomma. Buttarci anche il barile Goblin, ovviamente la torre distratta dal mio barile, grande, dovrebbe fare un po' di danni adesso. Ok, sì, continuano i danni, ragazzi. Principessa da questo lato, sa per buttare anche lo Grider, ma ho anche la torre infernale. Ok, ho la torre infernale, non importa per i danni perché lo Grider è stato bloccato. Ok, la pallettina qui va a bloccare quella merdina e il cavaliere va a bloccare lo stregone, questo qui di ghiaccio. Dovrei accumulare anche i tre elisir necessari. Spero, ok, sì, e riesco anche a buttare il barile Goblin. Alla fine il cavaliere ha davvero un sacco di vita. Ok, stregone di ghiaccio che comunque non riesce a limitare totalmente i danni. Sta per buttare lo Grider? No, decide di non buttare lo Grider, quindi io butto la principessa e il cavaliere da questa parte. Va benissimo così, mi piace come sta andando, ragazzi. Altro barile Goblin da questa parte, vi ricordo che ho il razzo che fa tipo 500 di danno. Ok, torre infernale da questa parte con anche la... Cosa che lo ghiaccia? Va bene, vado anche con il barile a questo punto. Anche se purtroppo... Aia, me li fanno fuori tutti quanti. Dai, dai, un po' di... Ok, sta a 600. Ragazzi, sta a 600 quella torre lì. Sta a 600, buonissima cosa. Cosa molto, 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 molto buona. Vai con la gang di Goblin. Perfetto, vado anche con il barile. Dopodiché ci butterò anche il tronco. Il tronco, vai, 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 vai. Vado anche con il tronco. Attenzione, attenzione, attenzione. Il tronco... Lo butta, ok, abbiamo vinto. Prima partita vinta. Eccola lì, ciaone proprio. Ciaone proprio. Ho fatto tanta confusione in questa partita a parlare e giocare contemporaneamente che in confronto la ricetta del polpettone è la cosa più chiara che esista. E se non lo sapete, la ricetta del polpettone di Zia Carmela è così complicata che neppure Zia Carmela la sa. Quindi apriamoci un altro baule per andare a fare un'altra partita. Una l'abbiamo vinta e questo va molto molto bene per noi. Quindi 11 mortai, oh, addirittura anche una epica. Queste sono le guardie che aveva il mio avversario, che hanno capito che stavano con una pippa e quindi sono venute da me, ovviamente. Mi apro per par condicio anche un baule omaggio, se non si sentono così abbandonati che sono lì pronti. Oh, attenzione, 4 carte, un sacco di roba, anche qui la epica, grandissimo, top ragazzi, top. Sto trovando un sacco di belle carte, quindi magari questo è presagio di solito che si perde, perché il cresciore ti dice guarda ora ti do le epiche, così adesso non ti incazzi quando perdi, di solito è così che funziona. Ok, il fatto che abbia un cavaliere, anche lui livello 11, non mi piace tantissimo, perché può darsi che ha la mia stessa identica tecnica. Ok, un tronco, e il che non mi va benissimo, direi torre infernale da questa parte, almeno il cavaliere è neutralizzato. No, no, ma porca di una miseria, vedi un po' tu che cosa mi deve accadere. Allora, gang di goblin da questa parte, miseriaccio, ho bisogno anche della principessa che faccia i danni a tutto spiano. Ok, qui così non dovrebbero arrivare.
La tronco così non mi butta giù la principessa? Sì, ok, ok. Quindi vado con Gang di Goblin. Sono stato costretto a buttare Gang di Goblin. Lui ci butterà che cosa? Che cosa? Non lo so. Le frecce. Lui ci butta le frecce. E quindi io vado con Torre Infernale così piazzatissima. Ecco, speravo che lo allontanasse il coso, solo che non l'ha allontanato purtroppo. Quindi ho fatto io una merdata in questo caso. L'amore non è bello se non è litigarello. WhatsApp, vai a quel paese, ti prego. No, ho cliccato WhatsApp. No, che non l'ho cliccato WhatsApp. Cavaliere da questa parte che dovrebbe un attimino distrarli in teoria. Va bene, forse non ci arrivano. Ho sprecato 6 delisiri perché io ne ho messi solo 3 alla fin fine, no? Se ci pensate. C'ho ancora questo, quindi torno infernale da questa parte. Spirito di ghiaccio, va bene. Gang di Goblin, ci butto tutto. Ok, non lascio nulla al caso. Minchia, la torre a 900 di vita non ci sta per niente bene. Vado con il tronco qui che deve andare un attimino ad aiutare la situazione. Miseriaccia, ragazzi, ve l'ho detto che quando ci regalano le carte alla fine è sempre brutta la situazione. Ok, Gang di Goblin, manca davvero pochissimo, 10 secondi, devo resistere, no, manca una palla! Mannaggia! Per 6 secondi non abbiamo pareggiato. Va bene, ci rifaremo con quest'altra partita. Ho quello spazietto vuoto che devo riempire qui. E siamo contro il signor Stanry. E ride, il mio avversario già ride. Non ha capito niente, non sa ciò che gli aspetta. Io vado a giocare intanto con il cavaliere e anche il barile Goblin. Va bene, no, non si fa così, Un po' di danni. Sì, vai, così si fa. Andate, miei prodi, andate e fate dei danni. Minchia, non ho visto che quella cosa lì è a livello 9. No, sì, perché tutti questi danni, porca di una miseria. Che ci butti? Vado con il cavaliere qui, ok. È troppo importante la mia torre infernale. La mia torre infernale è troppo importante. Che c'hai il tronco. Bella giocata, addirittura mi becco. Dai, bloccalo, sì, l'ha bloccato. E si continua a fare i danni su quel cosino. Grandissimo, vado con questa qui. Aia, tronco. Io tronco le relazioni con te perché non mi piace in questa maniera. Però si va di cavaliere, va bene, e poi appena posso, loro. Va bene, vai principessa, e velocizza un attimino, principessa, che non è possibile, dai. Ok, sì, grande così, ci piace ragazzi. Allora, Gang Goblin che va a distrarre quel cosino lì, ok, e muore, cioè muore inevitabilmente, cioè non è che può fare granché a dirla tutta. Ok, si continua qui con la principessa, alla fine il drago di per sé non fa molti danni da solo, quindi mi basta semplicemente bloccarlo, mi becco quelle 2 pallate che riesce a dare, forse 3, sì infatti 3. Però alla fine quella torre è già andata perché ho il razzo che fa 500 di danno, ragazzi. Non riesce a fare danno con quei 5 delisire. Io vado con la Gang di Goblin dall'altra parte. Grandissimo. Vediamo cosa fa. I barbari scelti utilizzo. Utilizzo i barbari scelti. Quindi io principessa qui in mezzo proprio. 1 e 1, 2. Con il cavaliere qui che va a distrarre quello che blocca. Lui va anche addirittura a sdoppiare le truppe, cioè roba senza senso ormai. Mancano 27 secondi e io attacco tutto dall'altra lane, perché nel frattempo ho un bel po' di gente che sta andando lì e continua a fare danni. Va bene, principessa qui, non mi devo scordare di questa torre. Vado con questo qui e il cavaliere. Va bene, la principessa da un lato, la torre ormai è andata e io c'ho ancora il razzo che non l'ho mai utilizzato. Va bene così. Gang di Goblin mi dice anche bella giocata e dovrebbe finire più o meno così la partita. Boom! E si vince! Si va sulla vetta! Direi che è arrivato il momento di salutare alcuni tra quelli che hanno scritto l'hashtag e condiviso il video di ieri. Di conseguenza, ciao FaviJTV2 che scrive: grande Mushix, mi chiamo Luca, quindi ciao Luca. Il secondo estratto di oggi, quindi uno che ha scritto l'hashtag e condiviso il video, è Emanuele Rejo che scrive: mi saluti col megafono, di conseguenza ciao Emanuele. E infine trattino basso Confas che scrive hashtag top, mi saluti, salutami anche nonno Ernesto e zia Carmela. Mushix, sei un grande, ti stimo, sei il mio youtuber preferito, quindi almeno grazie mille signor Confas. E tranquillo che appena li vedo ti saluto anche nonno Ernesto. E spero di non salutarti zia Carmela perché spero di non vederla nei prossimi giorni. Anche se sta arrivando Pasqua e già lo so che
sarò costretto a rivederla. Quindi se non escono più video, sappiate che sono morto a causa del suo polpettone. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, ma soprattutto iscrivetevi al canale per questo e tanto, ma tanto altro ancora. E noi quindi ci vediamo magari in un prossimo video. Ciao!